Giovin Monteleone, sindaco di Carini. Lei ha una sorella ricoverata all'OASI di Troina e qualora il centro chiudesse le verrebbe molto difficoltoso continuare a svolgere il suo ruolo di primo cittadino. Ma più di questo il dramma sarebbe per mia sorella, perché dopo tanti anni di cure ha trovato il giusto equilibrio, la giusta cura, la giusta terapia. Sarebbe per lei veramente un dramma, non tanto per la famiglia ma per lei stessa, non ritrovare più l'ambiente che a lei gli ha dato tranquillità e serenità. E naturalmente io sono venuto qui senza fascia perché vengo in ruolo di familiare, però avrebbe una ripercussione anche dal punto di vista istituzionale, perché io mi posso mettere in aspettativa dalla scuola, visto che sono un insegnante, per svolgere il mio ruolo di sindaco di un paese di 39.000 abitanti che ha bisogno di una presenza 24 ore su 24, ma non posso mettere in aspettativa da mia sorella, quindi non so quanto potrei resistere. Molto probabilmente, se devo assistere a mia sorella, le dimissioni sarebbero inevitabili. La mia non è una minaccia, per carità, non è una protesta, ma proprio sarebbe uno stato di assoluta necessità, perché una persona più debole come mia sorella deve avere assolutamente l'affetto e l'assistenza dei propri familiari.